Canto di Natale. È stato questo il titolo scelto per il consueto concerto di Natale presentato dagli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria Bonsegna Toniolo di Sava. Il concerto quest'anno trae ispirazione dal Canto di Natale di Charles Dickens. Il coro è stato diretto dalla docente Giusy Turso. Quest'anno i bambini vogliono celebrare il Natale con la narrazione del canto di uno dei racconti più suggestivi del periodo natalizio, A Christmas Carol, Canto di Natale di Charles Dickens. L'atmosfera del Natale è unica. E fuori c'è l'aria fredda, mentre dentro c'è proprio voglia di calore, un abbraccio sincero, sorrisi semplici. E invece per Scrooge il Natale è un giorno qualsiasi, anzi lui non lo vuole, cioè proprio è contrario alla festa del Natale. Il Natale per lui è un giorno come gli altri, pensa solo agli affari, ai profitti, al denaro. Per lui nulla vale di più di un contratto vantaggioso. Ed è proprio nella notte della vigilia di Natale che gli faranno visita tre spiriti: lo spirito del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Scrooge vedrà se stesso, i momenti della sua vita passata, presente e futura. Questo guardarsi dal di fuori lo porterà finalmente a fare un esame di coscienza. Si renderà conto di quanto sia stato avaro, egoista, avido di denaro e di potere. Ecco, questo ci deve far riflettere, nel senso, quanto c'è di Scrooge in ognuno di noi? Quante volte non ci priviamo di qualcosa per darlo a chi ne ha più bisogno? Oppure non ci accorgiamo neanche della miseria che c'è intorno? Bene, attraverso il cambiamento di Scrooge i bambini vogliono comunicare che il Natale è solidarietà, condivisione, affetto, amore. Natale è passare un momento piacevole con i propri cari, ricevere un abbraccio, un bacio e apprezzare anche ciò che si ha, con la consapevolezza che tutto è transitorio, anche la nostra vita, e che il sorriso di un bambino, l'abbraccio di un proprio caro è una vera benedizione e noi dobbiamo preservarla. Bene, un pensiero anche con, sempre attraverso i canti, i bambini lo mandano a quanti soffrono, a coloro che sono soli, che non hanno nulla da addobbare, però mantengono nel loro cuore ancora un briciolo di speranza. Ecco, questi sono i sentimenti che i bambini trasmetteranno in questa serata. E io porgo anche un augurio a tutti quanti. Abbiamo dedicato l'intera settimana a numerose manifestazioni, oggi c'è questo tradizionale concerto di Natale per il Bonsegna, per tutta la comunità di Sava, domani abbiamo anche un concerto per il Toniolo, per Fragagnano, che è l'altra parte della nostra scuola. Quindi un messaggio di serenità e di gioia, questo trasmettono i bambini con le loro iniziative. Sempre il Natale, la festa dei bambini, viviamo ecco, in queste giornate, la nostra scuola risuona di canti dei bambini, c'è la gioia, c'è la felicità, c'è anche la riflessione, perché comunque i bambini vengono sempre portati a riflettere su quello che sono i valori fondamentali del Natale. I bambini stasera canteranno dei passi presi da Christmas Carol di Dickens, rifletteranno sul vero spirito di Natale, sulla condivisione, sulla solidarietà. Al termine di questo concerto ci sarà una bellissima sorpresa. Abbiamo i bambini di una classe quinta che hanno in classe una compagna che non parla e hanno imparato, grazie ad una all'intervento di una bravissima insegnante della lingua dei segni, imparano tutte le filastrocche, le canzoni, tutto quello che fanno con la lingua dei segni, e oggi faranno vedere alla fine una emozionante interpretazione di un bellissimo canto finale completamente nella lingua dei segni. Questo ci fa capire come dobbiamo essere disponibili a comprenderci con gli altri e anche quindi imparare la lingua degli altri per poter includere e poter comunicare. Un messaggio di augurio che vuole rivolgere
ai bambini, alle famiglie e ai telespettatori? Sicuramente aggiungano a tutti i miei auguri per il Natale. Io spero che sia un Natale di serenità, che tutti possano passarlo, diciamo, nelle loro famiglie. Sono momenti difficili per i nostri territori e quindi serve la speranza, serve anche rimanere uniti, stare insieme, fare comunità e cercare di risollevarsi, di andare avanti e di affrontare la vita sperando nel meglio. Un sindaco attento e presente non poteva mancare a queste iniziative che giungono appunto dalle scuole, dal cuore dei bambini, la gioia del Natale. Sì, assolutamente, è un piacere per me partecipare. Sono stato prima ad un bellissimo spettacolo dell'Istituto Gigante e adesso siamo qui al convento, che è una struttura che noi Savesi abbiamo nel cuore, al convento di San Francesco, per assistere allo spettacolo dei bambini del Bonsegna. Credo che sia doveroso da parte dell'amministrazione comunale, da parte di un sindaco, essere presente nel territorio, essere vicino alle famiglie e ai bambini in maniera particolare. Peraltro mi piace anche partecipare, per cui non è un sacrificio da parte mia stare qui, guardare lo spettacolo, apprezzare, essere vicino alle scuole, anche perché è un'occasione per lanciare anche dei messaggi importanti alle famiglie. Questo momento è un Natale difficile, questo per tutta la provincia di Taranto, sindaco. Cosa si sente di augurare? Ma è un Natale molto difficile per la provincia di Taranto, è un Natale molto difficile per il sud. Purtroppo i dati che abbiamo letto e che riguardano l'emigrazione dei giovani all'estero, non solo nel nord Italia, ma all'estero, non ci fanno stare bene. Sono dati che riguardano anche la nostra provincia. A questo aggiungiamo la situazione dell'ex Ilva, che non possiamo ignorare. L'annuncio dei 3.500 nuovi cassintegrati è un annuncio difficile da accettare per il nostro territorio. Continua questo braccio di ferro tra il governo e Mittal, quindi non sappiamo come andrà a finire. Certamente noi siamo sensibili alle tematiche ambientali, quindi è chiaro che gli impegni che sono stati assunti da Mittal devono essere rispettati e mantenuti, anche perché ricordo che ha partecipato ad una gara, ha assunto degli impegni e deve rispettare e mantenere quegli impegni. Quindi gli investimenti in materia ambientale devono andare sulla stessa lunghezza d'onda del mantenimento dei posti di lavoro. Questo è un territorio che non può assolutamente assorbire un numero così alto di disoccupati, di esuberi o anche di cassintegrati, che comunque hanno grossi tagli stipendiali e quindi delle grandi difficoltà. Bisogna essere presenti, certamente. Le posizioni di Mittal sono state rafforzate dalla scelta del governo di eliminare lo scudo penale. Questo lo abbiamo detto in passato e lo leggiamo anche nel ricorso che Mittal ha presentato al Tribunale di Milano. Quindi comunque un felice Natale. Sì, comunque un felice Natale, nonostante questo trascorriamo delle giornate serene, quindi auguro veramente a tutti i miei concittadini e a tutti i telespettatori di RTM sempre così presente di trascorrere un sereno Natale, delle festività tranquille, delle festività in famiglia, sperando insomma che il 2020 sia migliore del 2019. Yeah.
sento.